Buongiorno e bentrovati a Swim Biz. Siamo oggi qui nella Pace a fianco al Tevere al Flaminio Sporting Club con il commissario tecnico della nazionale di nuoto sincronizzato, Laura De Renzis. Buongiorno a te e Grazie, bentrovata. buongiorno. Grazie, Cristian. Allora, beh, possiamo fare un sunto di quello che è stata l'estate molto breve di questo mondiale? Ma direi che le ragazze si sono comportate veramente molto bene. È stato un mondiale un po' in ricrescita, diciamo, Ricresce. perché abbiamo comunque superato alcune nazioni che ad inizio stagione 2011 ci avevano dato del filo da torcere, si erano inserite, infiltrate soprattutto nell'esercizio di doppio. E Linda Cerruti nel singolo si è comportato molto bene e rispetto alla Coppa del Mondo in Cina dell'anno scorso, comunque siamo risaliti di una posizione, per cui in ricrescita, È diciamo. sempre comunque una strada un po' impervia quella del sincro azzurro, a parte il risultato storico, lo vogliamo ricordare, di Roma Di Roma 2000, insomma, 2009, sì, di quella sicuramente. soddisfazione enorme, inaspettata di una medaglia che, insomma, ciliegina della torta soprattutto per te, no? Sì, di un certo numero di anni di lavoro. Devo dire sì, che non è così semplice poi consolidare le posizioni o comunque, soprattutto per un paese piccolo come l'Italia, che non si chiama né Canada né Russia né Stati Uniti alla fine. Però ce l'abbiamo fatta nel nuoto, un po' meno nel sincronizzato. Cioè c'è ancora un gap da superare. Ce la potremmo fare in futuro a vincere una medaglia olimpica, per dirti. Ma sicuramente Russia-Cina, ho dimenticato, scusate, di parlare della Cina, sono nazioni dove c'è un bacino di selezione, una capacità di dedicarsi, anche una necessità di dedicarsi a certi tipi di attività fisiche importante, perché sono una ragione di vita poi per le atlete di queste discipline, che in Italia ovviamente, o comunque in Occidente, un pochino manca. Senti, l'Olimpiade è lì da venire. Insomma, quali sono i propositi di questa nazionale? Ovviamente, insomma, in linea di massimo. Cosa puntiamo? Al duo, alla Ma il squadra? 2 sicuramente ha ottime possibilità, anzi è sicuramente qualificato, per la squadra ci saranno un pochino più di problemi perché ecco, il metodo di qualificazione per il nuoto sincronizzato da quando è cambiato a Pechino 2008 sicuramente penalizza tantissimo soprattutto il continente europeo. Certo, senti, so che è un argomento un po' out in questo momento per la federazione, ma ultimamente su alcuni organi di stampa sono uscite delle indiscrezioni riguardo il futuro assetto e tu sei commissario tecnico. Vogliamo dire qualcosa a proposito? Per ora non commento, vedremo in futuro. Quindi Aspettiamo, sì. aspettiamo, questo è un anno importante, Un anno, sì. è l'anno dell'Olimpiade, vogliamo ricordare, è l'anno molto importante. Ti ringrazio ancora. Grazie a te, Alla prossima Cristian. con Swim Biz. Alla prossima.